Buonasera. Io vorrei sottolineare una coincidenza che credo si sia data rare volte nella storia dell'editoria del giornalismo italiano. A rappresentare il governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega per l'editoria, giornalista di formazione. Sì, esatto. A rappresentare gli editori, il presidente della Federazione degli Editori, Giulio Anselmi, non ho bisogno di dire giornalista di formazione, lo conoscete tutti quanti. E il presidente della Fondazione Aref di Trento, Luca De Biase, anche lui giornalista. Io non so se questo sia il segno di qualche cosa che cambia, ma era tanto tempo, era da Giovanni Giovannini che non vedevamo gli editori essere rappresentati da un giornalista. E ovviamente, avendo qui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il presidente degli editori, il tema dal quale partire, poi possibilmente arriviamo a qualche cos'altro, il tema dal quale partire è uno dei temi in assoluto evergreen del dibattito sul giornalismo italiano ed è necessariamente quello dei contributi pubblici all'editoria. Per decine di anni i contributi pubblici sono stati costantemente richiesti tanto dagli editori quanto dai giornalisti. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a registrare un po' di voci critiche e allora la prima domanda, forse una provocazione, forse anche una provocazione un pochino sciocca, che io faccio a Anselmi e a Peluffo è: ma i contributi pubblici, cioè i soldi dei cittadini italiani dati alle imprese editoriali, quindi imprese private, sono una questione di democrazia o sono una questione di economia assistita? Presidente Anselmi. Beh, dipende naturalmente. Che l'editoria riesca a funzionare, che ci sia una corretta informazione, non è interesse soltanto degli editori e dei giornalisti, ma della democrazia, è una condizione per una buona democrazia. Partendo da questo titolo, naturalmente spesso c'è stato chi ha abusato dei contributi, tanto tra gli editori che a ricasco tra i giornalisti. Infatti, quando si parla di contributi, tema assolutamente delicato perché i giornali muovono passioni, io credo che sia necessario immaginare non di mantenere l'esistente, che non è buono, ma di aiutare l'editoria ad attraversare questo momento difficile, che è il momento in cui convivono. Facevo pochi giorni fa, presentando lo stato dell'editoria, ed era presente il sottosegretario Peluffo, facevo l'esempio delle navi a vela e a motore della fine dell'Ottocento, che rappresentavano plasticamente una situazione di passaggio dove era difficile scegliere. Ecco, perché i contributi siano però nell'interesse di tutti, quindi prima di tutto i cittadini, che pagano poi alla fine, devono essere a termine, cioè ci deve essere un termine oltre il quale non saranno erogati, perché evidentemente un intervento ad adiuvandum non deve diventare, salvo volere trasformare l'editoria in un ramo di economia assistita per sempre, e devono essere trasparenti nei confronti dei cittadini, appunto, che pagano, per evitare il ripetersi di abusi, per equità all'interno della stessa editoria, per evitare favole che confondono le idee e vengano usate come strumento di ricatto. Ci sono stati politici di destra e di sinistra che recentemente hanno detto: volete tagliare i contributi ai partiti? Bene, allora sì, tagliamoli tanto ai partiti che ai giornali. Come a sottointendere che stiamo tutti nella stessa greppia e che quindi in qualche modo dobbiamo darci una mano per nascondere quello che non funziona. Giornali, la politica i giornali. Ecco,
questo ovviamente non funziona. Grazie Anselmi. Ora giro la domanda a Peluffo ricordando probabilmente ai più giovani qui che quando il Presidente Anselmi dice contributi a termine sta parlando di una storia che è lunga più di 30 anni. Nel 1981 la legge per l'editoria, la prima legge organica sul settore, aveva previsto contributi per 5 anni. Quanti anni sono che continuano, Sottosegretario? Sono decine di anni, stiamo parlando di un trentennio. No, io però volevo, professor Agostini mi consente una piccola digressione, perché lui ha cominciato dicendo ci sono tre giornalisti, un giornalista sottosegretario, un giornalista presidente degli editori. Io ci tengo a dire che lui era il mio direttore, Giulio Anselmi, quindi io sono anche un suo allievo in qualche modo, perché ho lavorato con lui, quindi c'è anche questo elemento che voi tenete presente, perché vedrete che siamo in sintonia su tante cose, anche se dove ci sono delle lievi sfumature. Il sistema dei contributi, noi avete rischiato che oggi vi annunciassi esattamente la riforma del sistema dei contributi, che se non va in Consiglio dei Ministri questa settimana, cioè domani, ma ci andrà fra una settimana, massimo 10 giorni. La logica è quella di creare trasparenza, di eliminare radicalmente tutti gli spazi dove sono le norme stesse ad aver creato la situazione di difformità, di la zona grigia, e comunque diciamo aver creato la distorsione rispetto all'interesse pubblico. Però l'interesse pubblico c'è nel settore della conoscenza. Noi abbiamo un interesse pubblico enorme a diffondere la conoscenza. Si tratta di vedere se gli strumenti che noi utilizziamo sono coerenti con quella finalità. Io ricordo sempre due o tre cose, ma è bene che ce le diciamo anche se le sappiamo. Se voi aprite un libro, che secondo me chiunque operi nel settore della conoscenza dovrebbe avere sul suo tavolo, che è Noi Italia, che è una pubblicazione dell'Istat, innovativa rispetto ai tradizionali raccolte di statistica, vedete che i punti, ci sono tanti punti nelle classifiche europee dove noi siamo abbastanza in basso e lottiamo per non finire proprio all'ultimo posto. Uno dei punti più critici è quello della diffusione della conoscenza. Abbiamo la metà dei laureati che servono, stiamo parlando del 19% di laureati fra i 30 e i 35 anni rispetto all'obiettivo di Europa 2020, che è del 40%, e alcuni paesi dell'est hanno oltre il 40% perché studiano. Abbiamo pochi diplomati, abbiamo il doppio degli altri paesi di persone che hanno solo la media inferiore, si diffondono 187 copie di giornali al giorno contro le 280 della Germania. Nella competitività del paese il capitale umano è il primo elemento, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia nei suoi studi sul capitale umano, che sono tra i più interessanti. Ovviamente l'editoria come filiera della produzione della conoscenza è elemento strategico per il paese. Detto questo, ciò non vuol dire che diciamo, i contributi pubblici e i giornali hanno creato delle distorsioni gravissime. Vi posso dire che le distorsioni più macroscopiche saranno presto eliminate radicalmente, passeremo a un sistema di calcolo del contributo basato sul numero di copie vendute, si ridurranno drasticamente le tipologie di costi che verranno rimborsati, legandoli all'occupazione, legandoli a cose controllabili e tracciabili, e diciamo, ne parleremo con testo alla mano fra qualche giorno, però vi dico, questo è imminente. L'editoria ha bisogno di essere sostenuta nell'innovazione. Il punto qualificante del provvedimento normativo che verrà fatto è che a tutti i giornali, diciamo la parola giusta, assistiti, diciamo, verrà consentito di trasferirsi sul web, ovviamente conservando una parte del contributo, perché la parte relativa ai costi di distribuzione e stampa e produzione non ci sarà, quindi ovviamente io so già l'obiezione, cioè, che mi viene anche a me, no? Cioè, non è che favoriamo il trasferimento del web solo di chi ha avuto il contributo, stiamo lavorando però il dossier è all'agenda digitale, con i ministri dell'agenda digitale a cui l'editoria è stata chiamata a partecipare, con l'idea del sostegno, lo start-up di nuove imprese
nel settore editoriale digitale. Questo è un lavoro che la Francia ha fatto un anno fa, noi stiamo cercando, nei limiti di una situazione di ristrettezza drammatica di bilancio, ha ragione il presidente Anselmi a dire si favoleggia di un settore assistito in maniera anomala. Non è vero, i grandi editori non hanno più nessuna forma di sostegno, perché con la cessazione del contributo alle spedizioni postali non c'è più nessun contributo dello Stato se non l'agevolazione IVA, che è sacrosanta ed è un elemento di sostegno alla lettura. Indubbiamente quelle poche risorse che ci sono vanno misurate rispetto a un passaggio di transizione che è importantissimo, cioè se uno fosse in una situazione storica di bilanci meno stretti, sarebbe proprio oggi il momento di investire di più nella conoscenza. Comunque, diciamo, quindi io credo di aver risposto sull'aspetto della trasparenza. Si passerà a un sistema dove, cioè, basta pensare soltanto che oggi per prendere i contributi alcuni giornali sono spinti a stampare copie che nessuno leggerà mai, che non saranno vendute, che non saranno distribuite, e questo scomparirà. Bene, allora traduco giornalisticamente: la Vitola non si intascherà più 7 milioni con i contributi, no, per l'Avanti. Liberazione e Riformista, prima di chiudere, potranno andare sul web. Ci sarebbe un terzo tema, che è quello del lavoro giornalistico, ma ci vorrebbe il ministro Fornero, immagino, a questo tavolo. Ok, d'accordo. Bene, il presidente Anselmi ha detto: siamo in una fase di transizione, stiamo passando dalla barca a vela alla barca a vapore. Luca De Biase, lo conoscete tutti, è uno dei giornalisti che più ha puntato sull'innovazione negli ultimi anni in Italia. Secondo me ha qualche suggerimento da dare al governo, perché le provvidenze pubbliche, sebbene reindirizzate, trasparenti e quant'altro, stimolino anche quella transizione, quel passaggio dalla vela al vapore. Beh, il vapore sarebbe di un paio di secoli fa, peraltro, giusto per... No, la frase secondo me chiave l'ha detta Anselmi quando ha detto si rischia di far credere che siamo tutti nella stessa greppia. Cioè il punto numero uno per gli editori e per i giornalisti in questo caso, che su questo punto sono insieme, è di dimostrare che non sono tutti nella stessa greppia. Lo Stato fa lo Stato e l'informazione fa l'informazione, essendo questo il motivo per cui serve alla democrazia, essendo questo il motivo per cui costruisce spazio pubblico, ed essendo questa funzione di controllo, di watchdog, eccetera, eccetera, che è quella originaria, il motivo per cui il pubblico dovrebbe comprare i giornali. Quindi, prima di tutto, sono i giornali che si devono salvare da soli. E ci mancherebbe altro che io mi metta a dare dei consigli al governo, ma credo che al governo chiederei se è d'accordo su questo punto, cioè piuttosto di rovinare il significato dei giornali e del lavoro che fanno i giornali assistendoli, meglio lasciare che si aggiustino da soli, con pericoli significativi, fasi di transizione molto gravi, eccetera. Questa fase di transizione per il passaggio al vapore, secondo me, sta diventando abbastanza semplice da interpretare. Cioè, quello che è successo è che l'editoria tradizionale governava la tecnologia fondamentale e il copyright, oggi ha perso il governo della tecnologia e quindi anche il copyright non lo regge. A questo punto ci sono dei nuovi soggetti che governano la tecnologia fondamentale e che si stanno candidando a essere quelli ai quali gli autori venderanno il loro copyright. È chiaro che è una fase molto iniziale, ma cominciano a vedersi gli autori che vanno direttamente a vendere il libro su Amazon, cominciano a vedersi i giornali che cercano di vivere con la pubblicità raccolta da Google, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista c'è una forma di nuova funzione editoriale, che è quella di chi possiede effettivamente il governo della tecnologia, che si sta mettendo davvero in posizione di poter svolgere una parte del lavoro editoriale, quello della distribuzione del modello di business.
Allora la questione è essere consapevoli che questo è il problema. Per gli editori tradizionali, che avevano anche altre funzioni oltre che fare il modello di business, avevano la funzione di costruire una linea editoriale, una linea culturale, interpretativa, di aggregare gli autori secondo logiche culturalmente e socialmente interessanti, questi editori tradizionali si trovano di fronte al fatto che non hanno più il motivo per cui funzionavano. Se portiamo al limite l'osservazione appena fatta, non governano la tecnologia, non governano il modello di business, non governano il copyright. Quindi quello che possiamo fare è identificare la funzione pubblica che viene fatta da chi fa informazione, identificarla in funzione del fatto che è indipendente dal governo e dallo Stato, perché se è dipendente non può fare quel mestiere lì. E quindi concentrare il lavoro che viene fatto dal governo, dallo Stato, sulla costruzione di norme che di per sé favoriscano il servizio pubblico dei giornali. Quindi nella riforma tracciata da Peluffo, fondamentalmente è questa la cosa sulla quale guardare. Che tipo di sistema logico si troveranno di fronte gli editori del futuro? Adesso hanno fondamentalmente trovato un sistema che incentivava la stampa di copie non lette. In futuro si devono concentrare sul farsi comprare dal pubblico. Quindi finalmente la norma incentiva la relazione funzionale tra chi fa i giornali e chi li legge. Questo tipo di innovazione, se questa è l'innovazione che verrà effettivamente fatta, è molto positiva, molto importante, liberatoria. A questo punto il tema, come ho esordito, finisco, passa nelle mani degli editori tradizionali, i quali devono fare una cosa. Io non sono un editore, sono un autore, io spero che qualcuno faccia modello di business, trovi soldi per pagare gli autori, ma se c'è un passaggio fondamentale, che gli editori comincino a innovare sul serio. Allora facciamo la domanda impossibile, perché io ricordo che l'anno passato in un keynote speech qui a Perugia, Giulio Anselmi, che parlava da giornalista ovviamente, se ne uscì con una frase poi riportata da tutti i giornali italiani, dice: giornalisti italiani, cani da guardia, più che altro cagnolini da salotto. Sei stato cattivo con i giornalisti l'anno passato, posso chiederti di essere cattivo con gli editori? Perché quello che sta dicendo Luca De Biase è che gli editori italiani sono indietro di 200 anni. 200 no, qualche anno certamente sì, 200 no, perché il problema, noi lo sappiamo, nasce soprattutto con internet e 200 anni fa, grazie al cielo, nella mia ottica ancora di uomo della carta, internet non c'era. Quello che ha detto De Biase, che nel suo insieme è molto giusto, mi pare possa essere riassunto in due punti. Uno, che il governo deve innanzitutto dare criteri. Questo mi sembra assolutamente condivisibile e giusto. E su questo terreno, tra governo e editori, in linea di principio, poi naturalmente ciascuno tirerà la corda dalla sua parte, ma che si deve occuparsi di giornali veri, quindi sulla base di copie vendute e di persone che ci lavorano, questo è un discorso assolutamente giusto. L'altro è gli editori devono essere capaci di innovare. Ancora pochi giorni fa io ho parlato di una rivoluzione industriale e culturale che deve passare dalla stagione del rapporto col potere alla stagione del rapporto col mercato, cioè con i lettori. Noi sappiamo tutti quali sono le ragioni per le quali i principali gruppi industriali hanno comprato giornali come strumento, come arma
nei confronti della politica per ottenerne vantaggi di ritorno, e ci sono stati editori onesti da questo punto di vista, nel senso che riconoscevano quello che facevano. La famosa frase di Monti, Carlino e Nazione sono le mie pistole, è forse la più significativa e sintetica in quest'ottica. Ecco, ora io non intendo dire che gli editori siano una categoria di imprenditori che si è convertita al bene. Intendo dire che la forza delle cose costringe gli editori ad avere un rapporto più forte col mercato che non col potere, perché il rapporto col mercato è più importante di quello col potere. Anche perché, anche se ci troviamo di fronte a un interlocutore politico intelligente, cioè che comprende il momento di passaggio e l'importanza strategica dell'informazione, bene, abbiamo detto che deve essere un momento di passaggio oltre il quale l'editoria dovrà continuare, i giornali dovranno continuare. Questo chiama in causa il discorso di base per tutti noi editori e giornalisti, la qualità. Negli uni, negli altri si sono sufficientemente curati della qualità. Gli uni, gli editori, ai quali mi è stato detto di rivolgere soprattutto la critica, perché avevano altrove il loro tornaconto. Gli altri, i giornalisti, perché spesso si sono gestiti come corporazione piuttosto che come persone pensanti. Qualità vuole dire innanzitutto fare un giornale, fare dei giornali, cartacei o online, siamo in una fase di passaggio, bisogna evitare anche i luoghi comuni. I luoghi comuni dicono che i giornali stanno morendo, i giornali cartacei. Indubbiamente i giornali cartacei in Occidente stanno perdendo copie, ma per esempio in India, per esempio in Brasile, stanno crescendo e alla grande. Quindi, come dire, il discorso dell'informazione va sempre fatto in maniera articolata, così come quando io sento dire la straordinaria stupidaggine, le notizie non importano. È un modo assolutamente stupido di impostare la questione, che dà alibi a tutti, prima di tutti gli editori, per non innovare, poi ai giornalisti. Non importano le notizie che tutti abbiamo, ma molto importanti e determinanti sono le esclusive, le scelte di campo, le specializzazioni, la localizzazione. Ecco, quindi invitando sempre a non essere banali, torno a dire qualità, qualità, qualità. Qualità sulla carta, qualità sull'online. Non basta dire andiamo sul web perché allora saremo moderni. Andare sul web facendo come quello che oggi moltissimi fanno, e cioè semplicemente riproporre il giornale cartaceo con una nuova tecnologia, è fare una porcheria in termini informativi. Quindi qualità, qualità, qualità. Ok, la bastonata è venuta, perché il termine porcheria per i giornali di carta riproposti sulla rete, come dire, mi compiace. Facciamo un passo in avanti. Sottosegretario, lei ha esposto sostanzialmente i principi ai quali l'azione di governo si atterrà in materia di editoria. Le chiedo, c'è tanto così di quelle poche risorse destinate a finanziare l'innovazione, destinate a finanziare start-up digitali, destinate a dare un sostegno a giovani che vogliano creare impresa editoriale? Lo stiamo immaginando sull'agenda digitale, non sarà nel riordino dei contributi esistenti dove, come dire, le risorse si sono ridotte in maniera veramente molto importante rispetto agli anni scorsi. Stiamo parlando di risorse che sono un quinto, un quarto di quelle di 5 anni fa, quindi stiamo parlando di poche risorse. Per questo devono essere usate bene, e io mi associo completamente sul concetto che ha espresso Anselmi sulla qualità anche sul web, perché c'era una norma che consentiva ai giornali, organi, partiti politici di continuare a percepire il contributo facendo il giornale in PDF. Cioè adesso lo sforzo che faremo con queste norme nuove sarà
di definire le qualità e le qualificazioni tecniche minime per avere un prodotto online degno di questo nome, quindi la possibilità di gestire degli abbonamenti, di fare dei pagamenti online, di avere interattività con gli utenti, c'è tutta una serie di caratteristiche che è anche un esercizio utile per cercare di capire noi stessi, diciamo, qual è il modello verso cui si sta andando, tenendo aperte tutte le porte, perché noi non lo sappiamo in realtà se si va verso un sistema dove i contenuti saranno per l'utente finale gratuiti, finanziato dalla pubblicità, se sarà un sistema intermedio dove ci sarà un consumo parziale gratuito e poi dei prodotti e dei contenuti successivi a pagamento, o un modello completamente a pagamento, ma come dire, a pagamento dipende anche dal prezzo, no? È una delle punzecchiature che io mi permetto, ma con molta simpatia e gentilezza, di fare agli editori, è più contenuti legalmente disponibili a prezzi considerati giusti dagli utenti, cioè più bassi di quelli di oggi, tanto lo dimostra il Daily quali sono i pricing, diciamo, che la rete accetta, aiutano a far meglio la lotta alla pirateria e a farla sembrare non, diciamo, un venir meno di libertà e di accesso. Però io volevo tornare alla metafora, perché la metafora di Anselmi, che mi piace molto, riguarda la storia della navigazione per un 15-20 anni, diciamo, quindi dei 200, quando c'erano sia le vele che sia i cammini delle macchine a vapore. Ecco, io vorrei auspicare che quello che per la marineria e la navigazione è avvenuto non avvenga invece per l'editoria. Io credo che il sistema giusto sarà quello di avere diciamo, sia le produzioni in carta, che oggi comunque nella filiera della creazione del valore è cosa che non è secondaria, perché solo se ci sono degli editori che potranno dare impiego a dei giornalisti, dar da lavorare degli autori, retrocedergli delle royalties, noi avremo un'editoria in lingua italiana. Il secondo problema che prima avevo toccato di sfuggita è la lingua, cioè intendiamoci, noi stiamo parlando di un'editoria in lingua italiana e la stessa esistenza dell'impulso, del segnale dell'italiano è a rischio. Noi abbiamo utenti che ottimisticamente arrivano sui 90 milioni, diciamo ottimisticamente, con un grande interesse verso la lingua italiana che noi non siamo in grado di organizzare, quindi noi abbiamo un problema di offerta enorme, l'offerta in lingua italiana non la sappiamo organizzare. Io ripeto, lo dico spesso, qui mi sono scaricato un po' di libri gratuiti e me li leggo, ci sono tutti quelli che io volevo trovare e che non riuscivo a trovare dagli editori italiani che li avevano mandati diciamo fuori corso come moneta, non so, i romanzi di storici dell'Ottocento che a me piacciono tanto, ma che invece evidentemente non trovavano un mercato, sono tutti su Apple. E quindi la battaglia di Benevento di Francesco Domenico Guerrazzi, oppure cose un po', devo capire, cioè i miei gusti possono essere discutibili, però diciamo, non so, la storia del Vespro siciliano di Michele Amari si trova solo qui. Allora, cosa stanno facendo questi? Stanno scannerizzando tutto il mondo. E io l'ho detto, a me impressiona molto vedere su iTunes, come dire, 30-40 corsi gratuiti di kazako e 5 di italiano. Dico, ma perché noi non ne produciamo? Cioè, esiste un problema di offerta, quindi è interesse nazionale che esista chi lo produce. Cosa ci diceva adesso De Biase? Ma io come autore, sotto sotto diceva questo, potrei avere interesse a non andare da Mondadori o da Rizzoli, ma andare da Amazon e mi tiro via il 70% di diritti d'autore, così che questo sotto il tuo discorso c'è. Non è neanche tanto sotto. Non è tanto sotto, ma tu pensi di riuscirci, come dire, a interessare Amazon da qui sulla lingua italiana? Cioè, voglio dire, c'è un lavoro ancora lungo da fare. Io temo che alla fine, se noi non conserveremo un'industria e delle entità economiche importanti che si trasferiscano e organizzino l'offerta sulla rete con store di proprietà di soggetti italiani che producono cultura e alimentano l'economia della cultura, secondo me avremo un problema. Luca, ce la fai a interessare Amazon? Guarda, quello che mi sembra fondamentale è interessare gli italiani, il nostro pubblico. Quello che ha appena detto Peluffo è chiave. Cioè, prima dicevamo
e Anselmi ha ribadito che gli editori devono innovare. Questo significa una serie di cose. Significa che non è che innovare nel digitale si possa limitarsi a determinare il fatto che produciamo dei prodotti in digitale, perché l'aspetto strategico del sistema digitale sono le piattaforme di vendita, le piattaforme con le quali raccogliamo il pubblico e facciamo delle cose con il pubblico, insieme al pubblico, le piattaforme con le quali per l'Europa sarà fondamentale. Se io avessi 30 lire le investirei in una startup che si occupi di risolvere il problema delle traduzioni all'interno dell'Europa, che è un tema importante, perché noi abbiamo un grande mercato interno frastagliato e frazionato in molte lingue. Ci sono tante cose che si possono fare a livello di piattaforma e bisogna avere il coraggio di farle. Soru continua a lavorare sul suo motore di ricerca europeo non perché pensi che di poter battere Google, ma per cercare altri pezzi di mestiere del motore di ricerca. Come sappiamo, Google recensisce soltanto il 30% del web, c'è molto di più da cercare. Insomma, ci sono tante cose che si possono fare come piattaforma e lì bisogna lavorare, perché sulla piattaforma si costruisce il lungo termine del business nel digitale. Poi c'è naturalmente tutta la competenza nel marketing, che è completamente nuova, con il lavoro che si fa su Twitter, nei social network, e anche lì c'è da inventare. Ci sono le nuove forme di scelte editoriali, perché questo lavoro dei curatori, che comincia a essere significativo, è una specie di trasposizione del lavoro che oggi giustamente fanno i direttori dei giornali, cioè la cura della scelta dell'insieme delle notizie che vanno a servire un particolare pubblico. Il curatore sta diventando anche ciascuno di noi, con gli strumenti e le piattaforme che abbiamo. Quindi ci sono tante cose che si possono fare nell'innovazione. A sua volta, nel prodotto, quando diciamo qualità, significa qual è il modo con il quale si fa la ricerca dell'informazione. Il pubblico, e noi siamo pubblico prima di essere, vuole che quando ti danno un'informazione, vuole sapere come è stata trovata. È troppo banale ripetere che l'informazione non è quella cosa che è scritta da un giornalista, l'informazione è quella cosa che è frutto della ricerca, di una documentazione, di fatti, di verifica, eccetera. E quindi questa cosa non la fanno solo i giornalisti, la fanno tutti quelli che seguono questa forma di metodo nella ricerca. Questo però, per quanto riguarda il lavoro professionale, deve diventare... ritornare ad essere, perché noi siamo sempre stati maestri di questo, ma non spesso abbiamo dimenticato questi insegnamenti, deve ritornare ad essere il crisma della qualità numero uno: come abbiamo trovato le notizie, come le abbiamo verificate, che tipo di trasparenza nelle documentazioni abbiamo, eccetera. Poi la qualità è design, perché ormai questo è parte integrante delle redazioni. Ed è chiaro che il design che abbiamo inventato per la carta è inadatto a tutte le forme che si possono trovare in rete. E poi naturalmente c'è il tema dell'innovazione nella programmazione, che è fondamentalmente la capacità dei sistemi di informazione di gestire grandi volumi di dati. Ci sono in questo festival notevoli panel relativi al data journalism, agli open data, eccetera. Questo tipo di cosa sta diventando enorme e non è possibile non pensare al fatto che nelle redazioni ci siano le persone che aiutano gli autori e i designer a definire i modi nuovi con i quali si mostrano i dati, perché raccontino informazioni strutturate. Questa è innovazione, questa è qualità e queste sono cose che non si potevano pensare nemmeno prima. Con il Sole 24 Ore abbiamo fatto questa rivista che si chiama La Vita Nova, uno dei, dei servizi che sono stati premiati, perché a livello internazionale ha preso moltissimi premi questa rivista, è stato quello nel quale abbiamo mostrato i dati che il Sole 24 Ore ogni anno elabora intorno alla qualità della vita nelle città. E quando li propone la carta si stabilisce una classifica delle città dove si vive meglio in Italia, sulla base di 36 variabili. Chiaramente
è il Sole 24 Ore che sceglie i pesi da dare alle singole variabili. Noi abbiamo semplicemente innovato nel senso di dare la possibilità al pubblico di scegliere i pesi. E quindi la classifica della qualità era relativa alle preferenze che il pubblico aveva sulle varie variabili che definiscono la qualità della vita. Tutto questo per dire che la qualità è non uno slogan, è un sacco di lavoro da fare, per cui c'è molto bisogno di giovani per farlo, c'è molto bisogno di un modello di business che stia insieme per poterli assumere a farlo, e per combattere quello che diceva Peluffo all'inizio, che è la cosa più drammatica e forse, se mi consentite, termino, il principale fallimento dei giornali per come si sono mossi fino adesso, il 47% degli italiani che sono funzionalmente analfabeti, cioè sanno leggere ma non capiscono quello che leggono, e non capiscono quello che leggono perché non si sono mai interessati a leggere. Non hanno mai trovato quella cosa che li spingeva a dire devo leggere questa cosa perché mi serve davvero. I giornali non sono riusciti a convincere metà degli italiani a leggere mai. E questo non è un bel segnale per loro, ma questo è il punto centrale sul quale lavorare per trovare nuovo business e nuovo senso. Grazie. Ora è il... La palla passa a voi, se ci sono domande, sollecitazioni, prego. No, volevo chiedere, a proposito dei cannoni di tasa, ai quali evidentemente però mancano anche delle crocchette, perché... Salve. Perché diciamo è nota a tutti la situazione delle retribuzioni nell'editoria. Volevo chiedere al dottor Anselmi, perché la FIEG, la Federazione Italiana degli Editori, non sente su di sé questo peso enorme? Cioè, perché non parla delle retribuzioni ai giornalisti? Perché non si fa carico anche di questo problema? Perché si è parlato, è vero, di innovazione e di qualità, ma come si può pensare di parlare di informazione, di innovazione, di qualità dell'informazione, quando poi i giornalisti vengono pagati dai 3 ai 15 euro, quando 7 giornalisti su 10 non hanno un contratto a tempo indeterminato o comunque hanno dei contratti precari, ma precari nel senso deteriore del termine, non perché qualcuno vuole e pretende il posto fisso, ma precari nel senso che non gli viene data la possibilità di crescere in redazione o di crescere intorno alla redazione, e non viene data neanche possibilità alle redazioni di far crescere, dei redattori illuminati, di far crescere i propri colleghi giovani e di insegnargli il mestiere come succedeva una volta, quella prospettiva di fare la gavetta e poi diventare qualcuno e crescere non c'è più. Perché la Federazione Italiana Editori non ha omette completamente questo tema? Parla di tutto, parla dell'innovazione, parla dei contributi, parla di tutto tranne che delle retribuzioni dei giornalisti. Grazie. Anselmi. La cosa che mi riesce meglio è cercare l'impopolarità, quindi vediamo se continuo su questa strada anche quest'oggi. La ragione, dunque, allora, tanto rispondo sullo specifico della FIEG. La FIEG è per il suo settore l'equivalente di quello che è Confindustria per le imprese italiane, quindi non ha né la funzione né il potere di definire quali sono le retribuzioni, vale a dire quello che è la retribuzione di un giornalista. Non esiste più tariffario, cioè il giornalista contratta con l'editore. Il giornalista contratta con i singoli editori, perché voi sapete che c'è una base comune per tutti, il contratto nazionale di lavoro, ma quasi tutte le aziende hanno poi realtà differenziate, soprattutto le aziende importanti. La FIEG interviene in maniera decisiva nella trattativa per il contratto nazionale di lavoro fatto con i sindacati, quindi con la Federazione Nazionale della Stampa. C'è un contratto nazionale di lavoro che è il punto base per chi fa professionalmente il giornalista. C'è poi un'ampia zona di non garantiti. Il problema dei non garantiti all'interno dell'editoria e dell'informazione è simile al problema dei non garantiti in qualsiasi contesto
di lavoro. Il sindacato ha avuto la responsabilità di curarsi degli assunti e basta. Gli editori, per avere la pace sociale nelle proprie aziende, si sono curati degli assunti e basta. Con una logica abbastanza stringente d'intesa tra editori e sindacato, che ha portato a far sì che una dose significativa degli assunti fossero assunti dalla magistratura, perché frequentavano in maniera eccessivamente continuativa, diciamo così, le redazioni. Quindi la possibilità alla quale lei faceva riferimento di un sistema di botteghe rinascimentali, che è il mestiere attraverso il quale molti della mia generazione, anche più giovani, hanno cominciato a fare i giornalisti, sistema che aveva aspetti positivi e negativi, evidentemente anche di sfruttamento, è un sistema che non può essere oggi più praticato. La logica dell'offerta e della domanda non è stata l'unica logica a presiedere alle retribuzioni, ma tutta una quantità di altre cose che tutti conosciamo. Editori e sindacalisti si sono occupati soltanto degli assunti. I non assunti sono rimasti ad arrangiarsi e non è molto facile trovare una soluzione. Come voi sapete, c'è in discussione questa legge sull'equo compenso, sulla quale da un punto di vista, come dire, teorico, da un punto di vista morale posso essere d'accordo, ma che da un punto di vista pratico è molto difficile viceversa da attuare, sia per le autonomie delle aziende, sia per la difficoltà di imporne l'applicazione, sia per i dubbi che ho anche sulla correttezza di imporre dei compensi per tutti i collaboratori. Il mondo dei collaboratori è un mondo enorme, è un mondo di gran lunga superiore agli spazi di assunzione o di contrattualizzazione che ci sono nelle aziende. Fino a che i giornali saranno super popolati, cioè ci saranno troppi giornalisti già assunti, non ci sarà spazio sufficiente per nuove assunzioni. La verità è che negli anni passati, per una responsabilità congiunta di tutti, i giornali hanno avuto organici ridondanti, eccessivi. Con un eccesso di organici ridondanti e un impegno di tutti a non cambiare le cose, perché tutti sono stati solidali nel non cambiare le cose, è stato molto difficile per i giovani trovare nuovi posti di lavoro. Se io vi dicessi che è facile immaginare un ricambio all'interno delle redazioni, vi direi una assoluta panzana, e chiunque ve lo dicesse ve la direbbe. Oggi, soprattutto per ragioni che magari sono anche giuste da alcuni punti di vista, ma con la difficoltà di procedere sulla via dei prepensionamenti, che è stata l'arma attraverso la quale le aziende editoriali hanno fatto i loro conti e si sono risanate, arma necessaria ma non sufficiente se non si lavora abbastanza sul terreno che diceva De Biase, cioè su quello della qualità, e che dicevo anch'io prima, sarà praticamente impossibile un ricambio generazionale. Quindi, tenetevi la situazione com'è, perché è difficile che cambi. Fate del vostro meglio perché cambi, ma se preferisco dirvi la verità piuttosto che darvi illusioni. In questo momento non ci sono aziende editoriali che vanno bene, di nessun tipo. E in questo momento non ci sono aziende editoriali che sono in condizione di assumere, se non per sostituire in misura parziale, le persone che vanno via. Quanto alla retribuzione dei collaboratori, lei ha certamente ragione. È spesso molto bassa. Parlo dei collaboratori ignoti, naturalmente, non dei collaboratori
celebrati che magari fanno un altro mestiere, il professore universitario, lo scrittore, che nei loro casi naturalmente la retribuzione è più che abbondante. Se c'è poco spazio per i collaboratori è anche perché la retribuzione media dei giornalisti della mia età o poco più giovani non è così modesta. Più modesta è la retribuzione dei giornalisti che sono stati assunti negli ultimi anni. Quella è eccessivamente modesta, spesso. Prego. Posso continuare ancora con il Presidente Anselmi, mi chiedo scusa, però effettivamente è vero che c'è una situazione di crisi tale che è difficile poter immaginare che ci sia una mole enorme di assunzioni, insomma, di nuove leve o di vecchie leve, perché ormai il mondo del giornalismo autonomo è fatto di persone neanche più tanto giovani, ma sicuramente con una professionalità consolidata. Però la FIEG, visto che lei faceva riferimento giustamente al contratto nazionale di lavoro, che è quello che regola la nostra professione, si sente di dire, un po' come Confindustria ha fatto ai suoi iscritti facendo un protocollo di legalità, rispettate le regole, cioè chi fa lavoro giornalistico, cioè il professionista, deve rientrare comunque nel meccanismo di rapporto di lavoro che è previsto dal contratto che firmiamo, perché oggi purtroppo i collaboratori ignoti fanno attività professionale, purtroppo per fortuna, non so, cioè, ma la sostanza è che si ritrovano con un contratto che non corrisponde all'attività che svolgono per la testata e questo diventa un problema enorme. Per cui o si deve fare ricorso in massa, diciamo, alle vie legali e diventa ovviamente complicato da più punti di vista, insomma, per diverse ragioni che è inutile spiegare perché insomma sono facilmente comprensibili, oppure effettivamente ci si dà delle regole che semplicemente richiamano la normalità. Perché la legge sull'equo compenso, mi perdoni, aggiungo semplicemente questo, diventa necessaria in Italia proprio perché a un certo punto è venuto meno, quasi come se ci fosse stata una riforma costituzionale così, d'amblè, senza neanche aver bisogno di scriverla, che ha cancellato l'articolo 36 per i giornalisti. Perché se è vero che non è giusto forse stabilire una tariffa, appunto, però una soglia minima di dignità di retribuzione forse potrebbe essere ideale. Grazie. Buongiorno, Pierluca Santoro. Allora, si è iniziato questo convegno parlando di trasparenza. Trasparenza, io penso, per quanto riguarda la filiera tradizionale dell'editoria, sia assolutamente sinonimo e vada a braccetto con informatizzazione delle edicole. Senza informatizzazione delle edicole non ci può essere trasparenza, non ci può essere recupero di redditività in quell'ambito. Allora, io chiedo, si sente parlare di attuazioni per fine 2013, qual è la vera situazione su questo tema? Grazie. Grazie, due temi entrambi concretissimi. Prego, sottosegretario. Sì, no, confermo che per mia lacuna che nell'esposizione di prima non ho citato l'informatizzazione delle edicole, che è uno dei punti qualificanti dell'intervento normativo. Esiste un problema di copertura del finanziamento che stiamo cercando. In linea di massima, prima si fa, meglio è, perché nel provvedimento che stiamo ipotizzando c'è l'obbligo della tracciabilità delle vendite. E quindi io tenderei a pensare che, salvo un aspetto tecnico, debba cominciare all'inizio del 2013. Questo è il nostro auspicio, ci sono degli aspetti tecnici, degli aspetti di copertura che io oggi non ho elementi per dire se sono risolti, ma l'informatizzazione delle edicole è l'unico, è l'elemento e di tutta la, diciamo, la tracciabilità di tutta la filiera distributiva. È uno degli elementi che consente il passaggio
dal contributo per le copie stampate al contributo per le copie vendute. Quindi confermo quello che lei ha detto. Mi rubo un minuto di più solo perché si è parlato sulla questione dei cani da salotto, cani da guardia, no? Guardate che noi in Italia abbiamo una situazione in realtà, non so, io sono ottimista di natura, diciamo, ma piuttosto buona. Io vedo una situazione invece di grandissima preoccupazione rispetto agli aspetti delle politiche europee. Cioè, se noi, che intimamente abbiamo creduto, almeno generazionalmente, alla costruzione dell'Europa come costruzione democratica, uno degli elementi che ne frenano lo sviluppo e che hanno frenato la realtà, diciamo, di una, come si può dire, embrionale formazione di una, voglio essere provocatorio, nazione europea, è l'assenza del controllo della stampa e la sua concentrazione su pochissimi giornali, su pochissime lingue e quindi una infrastruttura insufficiente di controllo indipendente da parte del sistema informativo sulle specifiche politiche e sulle specifiche decisioni a livello europeo. Solo se noi riusciremo, e quindi questo lo voglio dire perché noi abbiamo la tendenza a pensare che funzioni di controllo e funzioni di tutela del mercato e della concorrenza fatte a livello nazionale ci mettono al sicuro. Poi mi devono spiegare come si fa a accettare che noi facciamo, non so, la concorrenza in un settore, ipotizziamo quello ferroviario, dopodiché con questo arriva un monopolista tutelato da norme di monopolio di un altro paese e si prende la fetta del mercato. In questo senso, questo nell'editoria avverrà sulla base di questioni di lingua e quindi di base del bacino degli editori del loro mercato, e quindi nel fare un giusto lavoro, no, di tutela della concorrenza a livello nazionale ci si deve sempre interrogare se questo a livello europeo non porta a situazioni, diciamo, non tanto favorevoli. Per questo io ho espresso il favore, insomma l'apprezzamento per iniziative tipo l'edicola virtuale che è stata fatta da alcuni grandi editori ma aperta ai piccoli editori. Grazie. Presidente Anselmi, la domanda che ti hanno fatto è chiarissima. È pensabile che la FIEG adotti un protocollo di legalità sull'equo compenso ai giornalisti? La FIEG sta esaminando la praticabilità della legge che sta per essere approvata, che non è ancora in quanto tale legge, perché ci sono troppe norme in Italia disattese per impossibilità di attenderle. Quindi va benissimo alla condizione di chiarire prima due cose. Quando parliamo di contratti, rispondo alla collega, dobbiamo sapere di contratti per chi. Allora, la contrattualizzazione fino ad oggi si è riferita sempre solo ai giornalisti professionisti che hanno un posto stabile nei giornali. Per questi è molto facile tentare di stabilire una questione di equità sostanziale che venga applicata. Oggi sostanzialmente così, in tutte le aziende editoriali. È possibile garantire un compenso certo per tutte le migliaia di collaboratori che ovunque a titoli più diversi collaborano con radio, giornali, piccole situazioni locali? Temo che sia un fatto molto ottimistico rispondere di sì. Desidero anche dire che definire tutte le posizioni in termini di contrattualizzazione irrigidirebbe ancor di più una posizione, una professione, che ha al suo interno, tra i limiti più gravi, proprio quello della rigidità corporativa. Se ci sono responsabilità sul terreno dell'utilizzo delle persone, ecco, io credo che ci possa essere una chiamata di correità prima ancora per i giornalisti che per gli editori, perché sono una quantità straordinaria i capi servizio e i capi redattori che fanno lavorare impropriamente persone, come dire, così, lasciando capire che forse qualcosa succederà. Sopra questo c'è un silenzio
una non voglia di occuparsene di molti direttori e la considerazione che il peggio che potrà succedere sarà quella di dover assumere una persona per 30 che vengono sfruttate da parte di molti dirigenti amministrativi ed editori. Il signore in fondo ha fatto una domanda molto precisa anche a me. L'informatizzazione delle edicole è una condizione di trasparenza. Questo è dopo molti anni in cui non avevano concluso alcunché, gli editori hanno cominciato a lavorare. Il problema è che le edicole, grosso modo, i punti vendita sono 30.000 e che immaginare una spesa minimale per ciascuno di loro vuol dire non meno di 1.000-2.000 euro. La somma, voi vedete che razza di somma sia. La consapevolezza che non si può giocare sulle tirature per rispetto nei confronti dei cittadini ma anche del mercato pubblicitario che è sveglio ha anche fatto sì che sia stato cambiato e entra in funzione in questo stesso mese di aprile il nuovo ADS. Ma anche su tutto l'aspetto legato alla gestione delle rese. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Che darebbe un fortissimo impulso non solo di trasparenza, ma anche di recupero di redditività. Su questo, come dire, cantieri aperti e lavori in corso. Non dico che sia solo per onestà, anche per la convinzione che non si poteva andare avanti così. De Biasi. No, volevo segnalare il fatto che Pierluca Santoro è il blog Il Giornalaio, che il pubblico conosce, ma forse era giusto connettere anche con il nostro panel, un blog molto importante per conoscere i dati e le notizie intorno a questo business. Io lo dico anche per segnalare che poco fa il governo sarà bene che si metta d'accordo su alcune cose. Il ministro Paolo Severino ha detto che è giusto regolamentare i blog. E quindi si porterà addosso tutta un'ondata di proteste, di attenzione, eccetera, eccetera, perché è evidente che una frase come questa se li procura. Perché sto dicendo questa cosa? Lei dice fondamentalmente regolamentare i blog e poi quando si spiega dice perché nei blog uno non può dire quello che vuole se le dei diritti degli altri. E noi sappiamo che tutto questo porterà a una settimana di discussione sul fatto che già adesso quei diritti sono garantiti e chi fa una cosa contro i diritti degli altri attraverso il suo blog viene punito. Quindi non c'è niente da regolamentare. Quello dove c'è da capire e da mettersi d'accordo è che il pubblico attivo che lavora sui blog, come Pierluca e molti altri, che fanno informazione regalandola al sistema dell'informazione sono i benvenuti, sono parte della garanzia che noi abbiamo per di avere un pubblico attivo, critico, intelligente che aiuta e che rimanda e che rilancia le cose che fanno i blog, non solo perché noi sappiamo che la metà dei link citati dai blog sono da giornali, quindi con grande rispetto per il sistema dei giornali e i giornali stanno imparando a rispettare i blog, quindi non facciamo nascere ulteriori fiammate francamente inutili con discorsi di regolamentazione dei blog che sono discorsi che significano regolamentiamo i cittadini nell'esprimere, non si può fare. Non solo, anche perché in quello spazio che c'è tra i blogger che lo fanno gratuitamente e il mondo dei giornali tradizionali che vanno innovando, c'è secondo me, e scusatemi se lo dico, è assolutamente una speranza, ma anche in un certo modo anche qualche volta un'osservazione, c'è uno spazio per cominciare a guadagnare di più per le persone che lo fanno e che lo vogliono fare in maniera professionale, mettendosi in rete in modo
abbastanza facile e abbastanza a basso costo, raccogliendo soldi con la pubblicità o con abbonamenti locali, c'è chi sta cominciando a funzionare. Fra quelli che avremo qui tra i panelist c'è il fondatore di Varese News, che è ormai un esempio che, per quanto riguarda noi giornalisti, è Zuckerberg. Cioè lui ha creato con un sito, con un sito totalmente online di informazione per Varese, pian piano una redazione di 12 persone che poi crescono, poi altri giornali locali in Lombardia, un giornale che li federa per la Lombardia, partendo da internet. Cioè esistono delle altre strade, e anzi facciamole venire fuori queste altre strade, perché queste persone che lavorano con tanta professionalità e che lamentano la precarietà nella quale li lasciano i giornali tradizionali, devono mettere in condizioni i giornali tradizionali di vedere che se non li trattano meglio economicamente, questi daranno le informazioni in altro modo e i giornali tradizionali perderanno la possibilità di avere quelle informazioni. Cioè è chiaro che io sto facendo un discorso, diciamo, un po' troppo ottimista, ma vorrei sottolineare il fatto che le dinamiche di mercato a quel livello sono tali per cui se il giornale non ti paga abbastanza, tu lo pubblichi da un'altra parte e ci guadagni di più, è un bene per tutto il sistema. Molto brevemente, io sono d'accordo con quello che dice Luca, e io noto un'enorme diffusione di lettura in forma nuova attraverso i social network. Lo vedo, dico banalmente, con le mie figlie, ci scambiamo degli articoli che loro non leggerebbero se non ci fosse il social network. Quindi quello è un polmone che ha educato generazioni alla lettura e le sta educando. Indubbiamente il problema è come garantire che esista un'economia, una creazione, una filiera di valore che consente poi che un pezzo del sistema continui a funzionare con degli operatori qualificati che vengono pagati per fare questo, cosa che è essenziale in termini di diciamo sociali. E a questo proposito, quando noi parliamo dei contributi all'editoria, stiamo attenti, noi stiamo parlando di 200 in Italia, 260 testate, non due. I giornali politici sono 7, su 207, 8, su 260. 260. Di questi 260, 140 sono giornali diocesani che io ho nel mio cuore, perché sono, a parte essendo savonese, ricordo il Letimbro quando eravamo. Allora, quei giornali che sono un presidio importante per il territorio, importantissimo, hanno un valore identitario, e quelli potrebbero trarre un grandissimo vantaggio da un'integrazione forte col web. E forse si fa veramente un lavoro di diffusione del controllo sociale anche a livello locale, anche sull'autorità politica. E chiudo dicendo una cosa: l'editore ha perso la sua sovranità sulla filiera della produzione, non c'ha più i mezzi, il controllo dei mezzi di produzione, ma forse io vedo come il mio primo editore era in realtà un circolo di amici, che era la terza, voglio dire, una cosa bellissima, perché era un circolo di amici. Forse tutti gli editori diventeranno anche dei circoli di autori che organizzeranno il contatto con i lettori, ma il giornalista, l'autore, il produttore di idee, anche lui è entrato in competizione, quindi che trae un guadagno dall'attività dell'ingegno, con chi dona le sue immagini, i suoi video, i suoi commenti. Non è una cosa negativa, indubbiamente ci costringe tutti a cambiare. L'editore deve cambiare, e anche il giornalista, anche l'autore deve cambiare. Di questa trasformazione, se la facciamo in maniera cooperativa, secondo me fra un paio d'anni vedremo, come dire, l'assestamento di un modello che forse troverà la maniera di sostenersi. Grazie, allora, grazie al sottosegretario Peruffo, al presidente Anselmi, a Luca De Biase. Lasciamo lo spazio al dibattito successivo. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie, professore. Perché? Grazie a lei.